Benvenuti, in questo video vedremo come sostituire il contenuto di uno schermo di qualsiasi tipo, di un computer, di un tablet o di un telefono, all'interno di una ripresa in movimento. La sostituzione dello schermo può essere fatta in diversi modi, ad esempio in fase di ripresa prevedendo già la sostituzione e quindi proiettando sullo schermo uno sfondo verde, magari con anche alcuni punti di tracciamento. E naturalmente, se la ripresa è ferma, possiamo semplicemente andare poi a eliminare il verde tramite la funzione green screen o semplicemente sovrapporlo. Se però l'immagine è in movimento, come in questo caso, servirà un metodo di tracciamento preciso per fare in modo che la grafica che noi stiamo andando a sostituire segua effettivamente il movimento dell'immagine. All'interno di Filmora è stato recentemente aggiunto un nuovo metodo di tracciamento, il planar tracking, il cosiddetto tracciamento planare, che serve per moltissime situazioni, tra cui anche proprio quella relativa alla sostituzione degli schermi. Questa cosa è molto utile anche perché non è più necessario avere per forza una ripresa fatta apposta con lo schermo verde, ma possiamo utilizzare un qualsiasi tipo di immagine anche appunto con una ripresa in movimento. Ad esempio, proviamo questa scena in cui la telecamera si muove e lo schermo ha già un suo contenuto, quindi non possiamo semplicemente fare una maschera o appunto utilizzare la funzione del green screen. Quello che però possiamo fare è attivare la nuova funzione di tracciamento che troviamo all'interno delle proprietà video della nostra clip sotto gli strumenti AI. Scorrendo in basso troviamo il nuovo tracciamento planare. Possiamo attivarlo e a questo punto abbiamo due modalità: quella automatica, che potete tranquillamente utilizzare, che cerca di facilitare, diciamo, il processo e renderlo ancora più rapido, oppure quello avanzato, dove avete qualche opzione in più. Nel nostro caso proviamo direttamente quello avanzato e la prima cosa che vi viene chiesta cliccando è quella di selezionare i bordi del vostro monitor per tracciare il movimento e anche per definire l'area all'interno della quale verrà inserito il vostro contenuto, che può essere un video, un'immagine, una grafica o qualsiasi tipo di contenuto vogliate inserire. Selezioniamo quindi i vari angoli e li andiamo a piazzare proprio in corrispondenza della congiunzione, quindi dell'angolo effettivo del monitor, in modo da avere un punto di riferimento preciso che può essere usato per il tracciamento. E una volta fatto possiamo controllare ovviamente di aver fatto tutto precisamente. E l'altra cosa importante è decidere e controllare dove ci troviamo con il tracciamento. Possiamo partire dall'inizio, ma nel mio caso ho usato un frame più avanti e questo non è un problema perché l'analisi può essere fatta in varie direzioni, quindi sia in avanti che indietro. Quindi partiamo con l'analisi del movimento, facciamo la prima parte e vedete che sta tracciando dal frame dove mi trovavo io fino all'inizio della clip e possiamo già vedere la preview che è molto precisa, vedete che il movimento effettivamente rispecchia quello della clip originale. Poi torniamo sul frame di riferimento che potete vedere qua evidenziato col giallo e facciamo l'analisi nella direzione opposta in modo da completare il tracciamento. L'analisi è terminata, anche qua possiamo vedere una preview, noi abbiamo sempre questo rettangolo visibile che ci permette di capire quello che stiamo selezionando e ovviamente poi lo possiamo eventualmente disattivare successivamente cliccando su questa icona, ma per ora lo teniamo. Se ovviamente ci soddisfa il tracciamento proseguiamo, altrimenti possiamo tranquillamente modificarlo, addirittura cancellarlo cliccando su questo pulsante e rifarlo nuovamente. Il livello di precisione può essere modificato, quindi visto che occupa un po' di tempo per clip particolarmente lunghe potremmo provare quello veloce, che però potrebbe essere meno preciso, oppure quello lento che è sicuramente più preciso ma occuperà più tempo. Nel mio caso il predefinito ha funzionato molto bene. Adesso dobbiamo collegare un elemento. Qui possiamo fare in diversi modi. Se abbiamo già una clip in timeline, ci basterà aprire la tendina e qui troveremo il nome della nostra clip e potremmo agganciarla. Oppure posso importare da computer. Quindi nel mio caso ho già una clip video che voglio usare per la sostituzione e vado semplicemente a selezionarla. Vedete che mi viene inserita in timeline direttamente e soprattutto la prospettiva viene adattata alla forma che ho selezionato dello schermo di riferimento. Adesso andando in play troveremo la nostra immagine già sovrapposta, disattiviamo
il box colorato, la visualizzazione, in modo da vedere l'effetto finale, e vedete che il tracciamento ha funzionato perfettamente. Naturalmente, se ci fosse la necessità di fare qualche piccola modifica, la possiamo fare. Per esempio, nel mio caso, io selezionerò il video che ho appena importato e lo ingrandirò leggermente di un punto percentuale, ad esempio, e vedete che lo posso fare liberamente se volessi cambiare leggermente l'inquadratura. Potrei però anche decidere di fare alcune modifiche. Per esempio, zoomando al 100%, mi sono accorto di non essere stato preciso sull'individuazione di tutti gli angoli. Vedete che è rimasto un piccolo bordo, soprattutto su un paio di punti. Allora, quello che possiamo fare è appunto andare a modificare la mia selezione. Dovremo quindi poi rifare il tracking. Allora potremo stare un pochettino più larghi, magari vado un attimo a nascondere il mio video, cerchiamo di prendere in maniera più precisa sfruttando anche lo zoom i vari angoli. Benissimo, e adesso rifacciamo calcolare il tracciamento in modo da riportare queste modifiche su tutto il video. E ora torniamo a visualizzare il video che avevamo importato e, anche disattivando le guide, possiamo vedere che calza molto meglio. Poi, come ultimo passaggio, possiamo andare ad applicare della color correction sul video che abbiamo importato per fare in modo che si fonda meglio con l'immagine che stiamo modificando. Quindi, ad esempio, andiamo in colore e decidiamo se applicare direttamente una LUT, come in questo caso, oppure manualmente andare sulle impostazioni di colore, cambiare un po' la temperatura, magari anche desaturarla leggermente perché rispetto all'immagine originale c'è un po' troppo colore, e magari cambiarne luminosità e contrasto in modo che sembri effettivamente un video all'interno di questa scena. Abbiamo quindi visto come sostituire lo schermo di un computer, in questo caso, ma può essere applicato anche ad altri tipi di schermi, all'interno di Filmora, utilizzando la nuova funzione del tracking planare, e che ci permette quindi di farlo anche in riprese in movimento. Naturalmente questo strumento può essere usato anche in altre situazioni diverse, infatti trovate proprio dei video sul nostro canale che utilizzano questo strumento, ad esempio per sostituire dei cartelloni, delle insegne o aggiungere degli elementi su delle pareti. In generale funziona bene su tutto quello che sono superfici. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.